trovati cronaca con l'incidente di sabato mattina a Guidonia. Purtroppo non ce l'ha fatta il bimbo di 3 anni, è rimasto gravemente ferito, è morto all'ospedale Gemelli dove era ricoverato in terapia intensiva. E poi andremo a parlare anche di Alfredino Rampi, perché è stata profanata la lapide, ben 11 svastiche sono state disegnate. Adesso il coro unanime di sdegno per quanto accaduto, indagano i carabinieri. E poi parleremo anche dei vandali in azione nel centro PD di Anzio, la sede del Partito Democratico, e anche in questo caso tante sono le reazioni e i commenti. E poi cronaca ancora con una coppia arrestata nel capitale, aveva adescato un uomo con la promessa di sesso, poi lo hanno sequestrato e rapinato in casa. La peste suina a Rieti, dopo il caso a Borgo Velino, ora scatta la zona rossa, verrà ufficializzata domani mattina, ma già nell'incontro di quest'oggi c'è stata la chiara intenzione di delimitare l'area per cercare di contenere la diffusione del virus. E poi parleremo anche della discarica di Albano, di tante iniziative e ovviamente anche di sport. Allora, questo e molto altro tra pochi minuti, restate con noi. Ora Lina alla regia. Cosa fai quando hai un dubbio da risolvere? Se 730, ISE, RED, IMU sono ancora un punto interrogativo, fai la scelta giusta e vieni al CAF CISL, dove con competenza e professionalità ti aiuteremo a trovare la soluzione migliore ai tuoi problemi. La responsabilità ce la prendiamo noi, e questo vale anche per contratti di locazione, successioni, colf e badanti. La nostra esperienza è a tuo servizio. La CISL siete voi, risolviamo insieme. Per maggiori informazioni chiamaci allo 0773 40 30 29. Alla Resingom facciamo materassi su misura in soli 30 minuti. Li avvolgiamo sotto vuoto e li carichiamo in macchina. Così andiamo anche a risparmiare sui soldi del trasporto. Bravo. Grazie. C'è un solo posto in Italia dove puoi salire a bordo di un cinema volante, sfidare la furia dei dinosauri, diventare il protagonista di Assassin's Creed, giocare sulla neve tutto l'anno e rilassarti nella cinepiscina. È Cinecittà World, il parco divertimenti del cinema e della TV. Scopri tutte le novità su cinecittaworld.it. Imballaggi Fidaleo, il punto di riferimento per imballaggi in legno, plastica, cartone. La nostra produzione è totalmente ecosostenibile. Imballaggi Fidaleo, dal 1963 al servizio del cliente. Imballaggi Fidaleo, via Appia, Fondi. La risorsa più preziosa che abbiamo è il tempo. Soltanto noi possiamo decidere quando rallentare o quando sfruttare al massimo le nostre giornate. Ma il modo migliore che abbiamo per impiegarlo è investire nei nostri progetti. Solo ascoltando chi ci è accanto possiamo trovare la forza per realizzare i nostri sogni, sicuri di ricevere il supporto di cui abbiamo bisogno. Perché dalle sfide più grandi nascono le opportunità migliori. Banca Popolare di Fondi, da 130 anni, insieme a voi. Alla Resicom facciamo materassi su misura in soli 30 minuti. Stiamo in via Tiburtina, tutto attaccato. Centro di produzione televisiva e cinematografica Gruppo Sciscione, in via Giacomo Peroni 130 a Roma, zona Tecnopolo Tiburtino, uscita 13 o 14 del Grande Raccordo Anulare. 5 teatri di diversa metratura, da 100 metri quadri a 1000 metri quadri, con un'altezza massima di 9 metri. Ognuno con un parco luci completo
e di ultima generazione. Tre regie Full HD con possibilità di 4K, 8 postazioni di montaggio, sala audio insonorizzata per voice over o doppiaggi, 8 tra camerini e sale trucco, ampio parcheggio per la sosta di mezzi di produzione cinematografica e televisiva, free wifi, possibilità di utilizzo uffici durante la produzione, servizio di receptionist, talent show, reality, talk show, film e serie TV. Centro di produzione televisiva e cinematografica Gruppo Sciscione. Professionalità, grandi spazi, innovazione, comodità e cortesia a tua disposizione. Io così le faccio le cose, perché io sono una persona seria e lei no. Senti, noi non stiamo scherzando, ci siamo stufati di fare tutte queste cretinate, no? Bimbo di 3 anni rimasto gravemente ferito nell'incidente a Guidonia di sabato mattina. L'investimento a Cori resta grave, la donna ricoverata al Goretti, preso invece il pirata della strada. Svastiche sulla tomba di Alfredino, il bimbo caduto in un pozzo al Vermicino nel 81. Vandali nella sede del PD di Anzio, scritte contro la consigliera Giannino, coro unanime. Peste suina, Rieti scatta la zona rossa in 5 comuni, decisione che verrà formalizzata domani. Dissequestrata la discarica di Roncigliano, la decisione della procura di Velletri. Pretendiamo legalità, le prime azioni a Latina con l'iniziativa di Questura e Ministero dell'Istruzione. Buonasera, bentrovati, nuova edizione del nostro notiziario che apriamo subito con la cronaca che arriva dalla capitale a Guidonia. Sabato mattina c'è stato un terribile incidente stradale, coinvolte 2 vetture, e in questo incidente è rimasto gravemente ferito un bimbo di 3 anni. Purtroppo a nulla sono servite le cure dei sanitari del Policlinico Gemelli, il bimbo è morto dopo ore di agonia. Non ce l'ha fatta il bimbo di 3 anni rimasto coinvolto nell'incidente avvenuto sabato scorso in via Maremmana inferiore a Guidonia, alle porte di Roma. Il piccolo, nonostante il disperato tentativo dell'equipe medica della terapia intensiva pediatrica del Policlinico Gemelli, guidata dal professor Giorgio Conti, non è riuscito a sopravvivere alle fasi critiche. Il bimbo era in auto con la mamma quel sabato mattina, una 31enne di nazionalità marocchina residente a Marcellina, quando la Volkswagen Golf su cui viaggiavano ha impattato frontalmente con una Ford Fiesta condotta da una 39enne, anche lei residente a Marcellina. Un impatto violentissimo tra le due auto, avvenuto lungo un tratto rettilineo di via Maremmana inferiore, poco prima dell'intersezione con via Colle Nocello. Per estrarre il piccolo dalle lamiere accartocciate della vettura si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco, poi il trasporto in eliambulanza al Policlinico Gemelli, dove il suo piccolo cuoricino ha smesso di battere. E poteva finire in tragedia un altro incidente avvenuto questa mattina intorno alle 4, un'auto, una Peugeot 207 con a bordo 2 ventenni, a causa di un colpo di sonno è finita contro la villetta che si trovava lungo il tratto stradale che i due stavano percorrendo. Fortunatamente i 2 ventenni sono rimasti illesi, abbiamo sentito un rumore fortissimo, ha raccontato la proprietaria della villetta, l'automobile è andata a sbattere proprio sotto
la finestra della camera da letto di mio figlio di 3 anni, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Questi i fatti avvenuti sulla Cassia a Roma. Resta invece ricoverata sempre in gravi condizioni la donna di 47 anni che domenica mattina è stata investita a Cori da un'auto pirata. Il conducente poi è stato identificato dai carabinieri e si tratta di un 35enne del posto. Pasquale Cangianiello. È stato incastrato dalle telecamere di videosorveglianza che hanno monitorato le pochissime auto transitate a quell'ora in via Madonna delle Grazie. È indagato per lesioni gravissime e fuga da omissione di soccorso il 35enne di Cori che all'alba di domenica ha investito una donna di 47 anni, residente a Roma e di origini coresi, lasciandola sull'asfalto. La vittima in terapia intensiva presso l'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, il quadro clinico è estremamente delicato a causa dei traumi riportati nell'impatto e nella caduta a terra. Il conducente non si è fermato ed ha proseguito la marcia. L'allarme è stato dato dal fratello della donna che si è rivolto ai carabinieri non vedendola rientrare. Stava trascorrendo qualche giorno in compagnia della famiglia. Sono iniziate subito le indagini e non ci è voluto molto tempo perché il responsabile venisse individuato e ascoltato in caserma. Sono ore di ansia per le condizioni della 47enne che, come spesso faceva, è uscita di mattina presto per la sua passione, il running. E ora sentite questa storia che arriva dalla capitale. Siamo in un appartamento al Casilino dove un uomo è stato sequestrato, picchiato e rapinato da una coppia, poi arrestata dalla polizia. Si era recato in questo appartamento dietro la promessa di un incontro sessuale. Patrizia Polidori. Non può uscire di casa perché ha gli arresti domiciliari, così ha attirato la sua vittima nella sua abitazione in zona Casilina per picchiarla e rapinarla. Si tratta di un 39enne italiano che insieme alla sua compagna di 35 anni ha tessuto una rete per far cadere in trappola un 49enne in cerca di un rapporto sessuale occasionale. La vittima il 25 maggio aveva chattato con una donna che gli aveva promesso sesso se lui l'avesse raggiunta a casa. Arrivato nell'appartamento indicato in zona Casilina, però ad attenderlo c'era il 39enne, la donna, completamente diversa da quella che gli appariva nelle foto del profilo social. L'uomo è stato picchiato e sotto la minaccia di un coltello da cucina è stato anche sequestrato. Ha dovuto consegnare ai suoi aggressori il portafogli con 400 euro, la fede nuziale, l'orologio e le chiavi della macchina. Mentre veniva tenuto sequestrato in casa, la donna si è allontanata con la sua carta di credito con la quale ha fatto shopping in un centro commerciale della zona. Grazie a un momento di distrazione del suo aguzzino, però, il 49enne è riuscito a raggiungere un telefono e a chiamare la polizia. Gli agenti delle volanti sono subito arrivati nell'appartamento e ad aprire la porta è stato il sequestratore che impugnava un coltello. L'uomo è stato disarmato e immobilizzato, mentre la vittima è stata soccorsa e portata in ospedale. La prognosi è di 30 giorni. Poco dopo la donna è tornata a casa con la spesa fatta, ma ha trovato gli agenti che l'hanno arrestata insieme al compagno per rapina aggravata e sequestro di persona. Regge l'impianto accusatorio della Procura di Roma nell'indagine su un'andrina attiva da anni nella capitale. Il Tribunale del Riesame ha confermato l'ordinanza cautelare disposta dal GIP per 13 dei 14 arrestati, tra loro il boss Antonio Carzo, ritenuto dagli inquirenti a capo dell'organizzazione. Per l'altro capo del sodalizio, Vincenzo Alvaro, la decisione dei giudici è attesa nei prossimi giorni dopo l'udienza svolta oggi. Nei confronti degli indagati, i magistrati della DDA coordinati dall'aggiunto Michele Prestipino e Ilaria Calò contestano l'associazione di stampo mafioso e l'aggravante mafiosa per i reati fine. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Alvaro e Carzo avevano ricevuto nell'estate del 2015 l'autorizzazione della casa madre dell''Ndrangheta in Calabria a costituire una locale a Roma, decapitata principalmente poi in questa organizzazione ed era dedita al riciclaggio di denaro grazie alla gestione di alcuni esercizi commerciali. Mentre i carabinieri, sempre nella capitale, hanno arrestato un giovane, un minorenne di 16 anni romano, trovato con 8 panetti di hashish. Il ragazzo è stato fermato in zona Selva Candida, si trovava a piedi ed è stato trovato con la sostanza stupefacente. Per lui sono scattati gli arresti.
È stata invece una notizia questa del pomeriggio che sta facendo molto discutere, tanti sono anche i commenti e le reazioni. È stata profanata la tomba di Alfredino Rampi, il bimbo di 6 anni che morì cadendo in un pozzo a Vermicino il 13 giugno del 1981. La lapide della sepoltura del bambino al cimitero Verano di Roma è stata imbrattata con 11 svastiche. Ferma condanna da parte del sindaco Roberto Gualtieri, è inaccettabile la vigliacca profanazione della lapide del piccolo, faremo pulire subito questo scempio, Alfredino resta nei nostri cuori e Roma gli ha appena dedicato il murale a Garbatella. Questi barbari si vergognino, duro commento anche da parte del Presidente della Regione Nicola Zingaretti, gli autori di questo scempio spero che vengano individuati al più presto. Vandali anche nella sede del Partito Democratico di Anzio, scritte sui muri contro la consigliera comunale Lina Giannino. Esprimo massima solidarietà a Lina e a tutta la comunità del Partito Democratico di Anzio. Così in un post il presidente della regione Nicola Zingaretti, solidarietà poi anche da parte del sindaco di Anzio Candido De Angelis per quanto accaduto. Andiamo invece ad Albano perché dopo i sigilli dello scorso marzo è stata dissequestrata la discarica e lo ha deciso la Procura di Velletri. È stata dissequestrata la discarica di Roncigliano ad Albano Laziale. La Guardia di Finanza aveva posto i sigilli all'impianto di Via Ardeatina lo scorso 11 marzo, ma adesso la decisione della Procura di Velletri, dopo l'istanza di Ecoambiente che, spiega in una nota il procuratore Giancarlo Amato, ha provveduto al deposito di idonee garanzie finanziarie previste per la cosiddetta gestione post-mortem dell'impianto, della durata di 30 anni, una volta cessata la fase attuale di gestione corrente. La regolarizzazione è stata realizzata mediante costituzione di un deposito bancario vincolato e a disposizione della Regione Lazio per future esigenze di salvaguardia ambientale del sito e ha inciso positivamente sull'osservanza delle condizioni di efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale a suo tempo rilasciata e ha di conseguenza rimosso quella situazione ritenuta illecita che aveva portato al sequestro dell'area. Ora, si legge ancora nella nota, spetterà alla Guardia di Finanza verificare il progressivo adeguamento della provvista economica afferente al succitato conto bancario, man mano che, in conseguenza dei successivi conferimenti in discarica, Ecoambiente verrà ad incamerare ulteriori somme destinate alla fase di gestione postuma. In caso contrario, sottolinea il procuratore, si riproporrebbe il tema di una possibile inefficacia sopravvenuta del titolo amministrativo che ha autorizzato la gestione della discarica, dovuto non più all'assenza ma ad insufficienza della garanzia finanziaria. E dopo questo dissequestro sono intervenuti con una nota i sindaci di Albano Laziale, Arde, Ariccia, Castel Gandolfo, Genzano e Pomezia. Non è una buona notizia, scrivono, e si somma alla proposta mai smentita della costruzione di un enorme termovalorizzatore a Santa Palomba. Su quel quadrante si stanno sommando criticità che potrebbero segnare per sempre la qualità della vita delle future generazioni, sottolineano ancora i primi cittadini. Per questo i sindaci dei castelli hanno chiesto un confronto immediato con Roma Capitale. Invece ieri c'è stato un incendio che ha interessato il parco di Castelfusano ad Ostia. Questa mattina c'è stato un nuovo rogo, sono nuovamente tornati in azione i mezzi dei vigili del fuoco, un elicottero e anche un Canadair, era presente anche la protezione civile, di nuovo le fiamme nell'area di sottobosco tra Villa di Plinio e Viale Mediterraneo. Vi abbiamo parlato nel corso dei nostri notiziari della peste suina africana con il rischio anche per il Reatino di una possibile zona rossa. È ben arrivata la notizia dopo l'incontro di quest'oggi tra il Ministero della Salute, la Regione Lazio e la ASL di Rieti. Scatterà anche qui un'area di perimetrazione della zona infetta. Verrà ufficializzata comunque nella giornata di domani perché domani è previsto un nuovo vertice in prefettura con gli emissari del Ministero della Salute, della Regione, della ASL e anche i sindaci dei comuni interessati dal provvedimento che sono Borgo Velino, dove si è registrato il caso, il primo caso nel Reatino
di un cinghiale infetto e poi gli altri comuni Città Ducale, Antrodoco, Micigliano e Castel Sant'Angelo. Ricordiamo che i casi attuali di peste suina nel Lazio sono 15, 14 nella capitale dove c'è già la zona rossa e poi uno nel Reatino. Intanto prosegue l'attività di monitoraggio e controllo del territorio. Vi diamo conto anche del coronavirus, dei dati con il quadro regionale di quest'oggi, perché è in calo la curva epidemica, sono 1.233 i casi registrati nelle ultime 24 ore, 5 invece i decessi in lieve aumento. E allora, molto velocemente, la situazione di Roma e provincia, dove sono 1.078 i casi di Covid, 5 i decessi, tutti qui dunque. E allora, questi i casi soprattutto a Roma città con le ASL, e io vi vado a segnalare i decessi registrati alla ASL Roma 1 e alla ASL Roma 3. In provincia di Roma invece questi dati del Covid con il decesso, quello registrato presso l'ASL Roma 4. Ecco qui dunque i decessi di quest'oggi. Adesso in provincia di Latina, dove i casi sono 68, il dato più alto viene registrato dal capoluogo con 37 casi, segue Aprilia con 8, 5 Pontine e poi a scendere. Abbiamo anche Frosinone provincia con 25 positività, Frosinone ne registra 5, 3 Cassino, Ferentino, Sora, 2 Aquino e poi 9 in altri comuni. La situazione di Viterbo e provincia, dove i casi sono 12, 2 li registra il capoluogo e anche Graffignano e Vetralla, poi gli altri casi minori. E chiudiamo con Rieti e provincia, 50 nuovi casi, 16 nel capoluogo e poi a scendere 9 a Fara in Sabina, 4 Poggio Mirteto, 3 Città Ducale e gli altri comuni del Reattino. A causa del Covid, ma anche del conflitto in Ucraina, adesso c'è il rischio desertificazione per il centro storico della capitale. Un allarme questo che viene lanciato da Confcommercio, parla il direttore Romolo Guasco. Per cercare di porre rimedio a questa situazione abbiamo aperto diversi tavoli, fa sapere, di lavoro con la Giunta Comunale per trovare le modalità giuste che consentano di riattivare gli investimenti nelle grandi strade commerciali, a partire da Via Nazionale, dove oltre la crisi economica ha sicuramente contribuito alla chiusura di molti esercizi anche un non corretto piano di lavori pubblici non concordati. La nuova Giunta su questo ci ha garantito, conclude Guasco, che i lavori pubblici previsti per il Giubileo saranno meno impattanti e concordati con la categoria. Adesso andiamo a vedere queste foto che ci parlano di questa esercitazione congiunta questa mattina dei Vigili del Fuoco del Comando di Rieti e i volontari della Croce Rossa, con attività di soccorso tecnico urgente e la simulazione di discesa in acqua corrente del gommone. L'esercitazione si è tenuta sul ponte Andrea Milardi, è stata anche realizzata da una sponda all'altra del fiume Velino una teleferica per il recupero di un infortunato ed il trasferimento di materiali. Volendo parlare di territori più sicuri e meno spreco di acqua, con 39 progetti da ben 107 milioni di euro da parte del Consorzio di Bonifica Lazio Sud-Ovest, siamo a Terracina, dove si è tenuto un incontro nel quale sono stati presentati dunque questi progetti. Era presente il rappresentante della regione Antonio Maietti, i componenti del nuovo CDA nella sede consortile di Ponte Maggiore. I progetti riguardano per tre quarti in area Latina ed il resto nell'area Fondi e si riferiscono a diversi ambiti: 7 per il dissesto idrogeologico, 10 per gli impianti idrovori e 10 anche per l'efficientamento energetico, 12 invece per l'irrigazione sia in pressione che di soccorso. A Pontinia, dove i comitati civici sono stati allertati di notte per i miasmi sprigionati dalla SEP, l'industria di lavorazione organico della zona Mazzocchio, ed è intervenuto anche il primo cittadino Tombolillo, Roberto Italiano.
Con il ritorno del gran caldo, ecco presentarsi di nuovo l'incubo dei cattivi odori che giungono dalla SEP. L'altra notte i responsabili dei tre comitati di Mazzocchio, Boschetto, Gricilli, Macalè e il Fontanile si sono portati sul posto constatando la gravità della situazione. Non sono bastati i quasi 2 milioni di euro pubblici spesi dall'amministratore giudiziario per l'ammodernamento dell'impianto di compostaggio SEP di Mazzocchio, hanno detto in una nota. Lo stabilimento continua a produrre miasmi insopportabili che si propagano per chilometri dalle aree di lavorazione della frazione organica. Una situazione insostenibile, soprattutto perché l'impianto è tuttora sotto sequestro e non appare necessario al fabbisogno locale. Una situazione resa ancora più insostenibile dal fatto che i portelloni d'ingresso dello stabilimento siano stati per diversi minuti spalancati. Io credo che sia arrivato il momento di dare una netta risposta, cioè noi dobbiamo capire se dobbiamo continuare a vivere male con la SEP, con i miasmi della SEP che ci fanno stare malissimo in questo momento. Siamo qui e si respira un'aria terrificante che fa venire il mal di stomaco, il volta stomaco, e dopo anni questo problema continua ad insistere, noi non ce la facciamo più, bisogna intervenire immediatamente. Siamo preoccupatissimi, la situazione è diventata nuovamente insostenibile, non siamo più bene dentro le nostre case di giorno, non siamo più bene dentro le nostre case neanche di notte. Continuiamo a non capire per quale motivo un impianto peraltro alimentato da rifiuti che provengono dalle zone più disparate, perché parliamo del Casertano, di Marcianise, addirittura si sente dire che arrivano rifiuti qui dalla Sicilia, da Palermo, per quale motivo c'è tutta questa affluenza di rifiuti in questo posto, che vengono qui praticamente a scaricare e poi subiscono un processo produttivo che rovina la vita ai cittadini. I comitati vogliono ringraziare il simbolo Tombo e il sindaco Tombolillo per la sua vicinanza in quelle che sono state queste ore concitate, ma soprattutto i comitati chiedono con forza quello che è l'intervento non solo di quelle che sono le istituzioni regionali che da tanto tempo sono poco presenti su quella che è questa tematica così importante, anche chiediamo l'intervento della magistratura che possa continuare a dare il suo corso rispetto a quella che è una problematica che da tanti, troppi anni assilla quello che è il nostro comprensorio lepino. Io voglio fare un appello, lo faccio tramite la TV, ma poi lo faremo anche scritto all'istituzione, di prendere così di petto questa situazione per risolvere, per affrontarla una volta per tutte. Questo è quello che faremo. A Latina, con la quinta edizione del progetto Pretendiamo Legalità, un'iniziativa della Questura e del Ministero dell'Istruzione, e questa mattina ci sono state le premiazioni e noi le abbiamo seguite. Il rispetto delle regole, la Costituzione, il 30° anniversario della strage di Capaci, il corretto uso di internet, bullismo e cyberbullismo, l'abuso di alcol, l'utilizzo di droghe, l'uguaglianza di genere, lo sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030, la pace, la giustizia. Questi ed altri ancora i temi del progetto Pretendiamo Legalità, promosso dalla Polizia di Stato in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione. Pretendiamo si scinde in due parole, pretendiamo. Noi abbiamo spiegato ai ragazzi che la legalità si pretende, pretendendo cioè che gli altri rispettino le regole della civile convivenza, ma si dà. Quindi diamo legalità. È importante che ci sia la presenza anche delle istituzioni. Rappresentano questi dei momenti per i ragazzi di riflessione, per comprendere effettivamente la realtà, capire che a volte dietro alcuni comportamenti possono nascondersi dei rischi. A scuola, convegni, incontri tra studenti e personale della Questura di Latina. Al Teatro Ponchielli, nel corso della cerimonia conclusiva, premiate le scuole che hanno realizzato i migliori elaborati sulle tematiche affrontate. Noi abbiamo fatto come Polizia di Stato e come Questura di Latina vari incontri proprio sul tema della violenza di genere, appunto presentando il progetto della Polizia di Stato Questo non è amore, e devo dire che i ragazzi hanno risposto in maniera eccelsa, soprattutto interessandosi appunto del tema, ponendo tante domande e mostrando una sensibilità che può far sperare soltanto in bene per un futuro. Sicuramente un'esperienza di grande prossimità, i ragazzi sono encomiabili e hanno risposto in una maniera ricca, in un modo ricco, sono stati molto attenti, hanno saputo tradurre quelle consapevolezze che hanno maturato in una maniera meravigliosa. Sono felicissima per loro, particolarmente emozionata, stiamo parlando di numeri alti perché abbiamo lavorato con circa 3.500 ragazzi. Premiate le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.
Ai ragazzi si arriva parlando un linguaggio semplice e esponendo quelle che sono le problematiche del tempo. In realtà noi spesso li sottovalutiamo, loro capiscono e sono ben addentro alla realtà. Quindi noi dobbiamo sostanzialmente coinvolgerli e sostanzialmente utilizzare un linguaggio e metodi di tipo inclusivo. La prima tappa invece del premio Città di Saturno si è svolta ad Alatri ed è stata consegnata al centrocampista della Modena, neopromosso in Serie B e nativo della città dei Ciclopi, una pergamena di ambasciatore. Dario Facci. Il primo appuntamento del premio Città di Saturno, organizzato da Nazione Futura, da Latina, in provincia di Frosinone, è stato un successo su più fronti, dalla location alla splendida Badia di San Sebastiano, protocenacolo benedettino del VI secolo, la cui importanza storica è superata soltanto da quella religiosa, agli interventi che hanno ricordato quanto sia importante non abbandonare i propri territori d'origine. I temi trattati durante l'incontro sono stati molteplici, dal rapporto tra politica lì corretta e il suo eccessivo uso anche nella trattazione dei testi storici, su cui ha voluto spendere due parole il consigliere provinciale Andrea Mata, al concetto di strapaese introdotto e spiegato sapientemente da Francesco Giubilei nell'ambito della presentazione del suo omonimo libro. L'evento si è concluso poi con la consegna della pergamena di ambasciatore delle città di Saturno a Fabio Scarsella, giocatore originario di Alatri, che dopo anni di gavetta in giro per l'Italia è diventato un giocatore fondamentale per gli equilibri del Modena, oggi vincente. Un premio che mi fa enormemente piacere, come ho già avuto modo di dire durante la premiazione, è un premio che mi riempie d'orgoglio perché rappresenta i valori del mio territorio, i valori con cui sono cresciuto, che mi sono stati trasmessi all'inizio dai miei genitori e che ringrazio quotidianamente e poi man mano dai maestri di vita e di calcio che ho incontrato durante il mio cammino. E a sorpresa molti giovani hanno preso parte alla tradizionale Sagra delle Torce a Sonnino, che è tornata dopo due anni di stop a causa della pandemia. Vediamo com'è andata. Una serata magica alla vigilia dell'Ascensione, come ogni anno. Sonnino si è vestita della sacralità e tradizione storica delle torce nella sua processione lungo i confini del territorio, che dura ben 15 ore di cammino per 34 chilometri. Una gran voglia di mantenere viva questa tradizione dopo due anni di stop causa pandemia. Circa 600 persone, tra cui molti giovani, hanno preso parte a questo evento che coinvolge l'intera comunità di Sonnino. Siamo ripartiti dopo due anni e credo che la risposta dei cittadini di Sonnino, quelli che hanno partecipato e quelli che sono rimasti su in paese, è stata eccezionale. Considerando anche le tantissime persone che sono venute di fuori, quindi turisti e visitatori che sono rimasti affascinati dallo spettacolo delle torce. Una tradizione unica in Italia, quindi comunque attira e fa del nostro paese un paese unico proprio appunto per le torce. C'è tanta esperienza di tante persone comunque anziane che da tanto tempo che ci vanno, ma ci sono anche tanti ragazzi che sono spinti ed attirati da questa tradizione. Momenti emozionanti, intrisi di religiosità e gioiosa partecipazione tra le nuove generazioni. I caporali, con il simbolo delle grandi torce da loro realizzate, hanno guidato con attenzione i torciaroli e i numerosi fucilieri che al termine della litania religiosa hanno sparato a salve per rafforzare con la loro presenza la difesa nel territorio sonninese. Per strada le solite difficoltà, anche perché purtroppo il tempo caldo, umido, pazzesco che la gente l'ha stressata molto di più rispetto agli altri anni. La pioggia è servita a rinfrescarci un po' perché stavamo tutti stressati per il caldo. Protagonista anche la locale Proloco, che ha organizzato momenti di intrattenimento e testimonianze proprio mentre le torce spuntavano in località Le Serre. Abbiamo aperto con un concorso di poesia in cui abbiamo premiato delle persone che hanno appunto fatto delle poesie anche al tempo della quarantena, una promosso dall'associazione di amici di Elena Bono. Poi abbiamo continuato con uno spettacolo musicale in piazza di cantautorato italiano e il grande show di fuochi d'artificio, show a ritmo di musica. È tutto, io mi fermo qui, ora in linea alla regia.